Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, secondo me questo vi piacerà molto, magari per Halloween o qualche scherzetto. Vi faccio vedere cosa ho qui. Ho qui del colore, sangue finto, ragazzi. Questa è il wax, che vi spiego subito che cos'è, un paio di forbici e dello scotch. Quello che farò è mettermi delle forbici qui sulla mano e far finta che sia successo un incidente, no? E che quindi le forbici mi siano entrate nella pelle e quindi sanguini. Per prima cosa devo assolutamente tagliare un pezzettino di scotch per chiudere i lati della forbice, in modo tale che non riesca a tagliarmi sul serio, perché l'importante è creare lo spavento negli altri, ma non verso se stessi, mi raccomando. Quindi in questo modo lo chiudiamo e con questa wax, è una specie di cera, colla cera diciamo, che mi permette di fissare le forbici sulla mia mano in modo tale che non si veda, perché è il colore della mia pelle, no? Quindi stendendola bene si uniforma la pelle e il tutto viene un po' mascherato. Adesso vi faccio vedere come, perché è davvero formidabile come cosa. Ne fisso un po', fisso le forbici. Vedete, in questo modo qui, e copro ovviamente la punta perché non si deve vedere, no, che l'ho attaccato. E nel frattempo stendo la wax, vedete, stendendola non si vede più il colore della mia pelle, quindi sembra che la forbice sia effettivamente caduta sulla mia mano e che quindi mi abbia provocato una brutta ferita. La stendiamo bene. Tiratela pure, mi raccomando, deve vedersi il meno possibile. E ora procediamo con un po' di sangue finto, magari lo mettiamo un po' qui, sulla forbice, che sui punti anche un po' deboli, no? Quindi anche sulla punta proprio, così non si vede. E poi cola tutto il sangue. Sono sicura che questo vi piacerà tantissimo. Ancora un po'. Ecco ragazzi, questo è il mio risultato. Io sono super entusiasta del mio risultato e sono pronta a far spavento a chiunque. Ragazzi, vi garantisco che è una tecnica molto efficace, quindi per qualsiasi cosa, per uno scherzetto o per Halloween, funziona davvero, mi raccomando, magari nei commenti raccontatemi se voi avete già esperienza con questo tipo di wax o con questo tipo di scherzi, se avete usato anche qualcos'altro per incollarvi appunto coltelli, forbici, quello che è, per far sembrare che vi siete fatti male, raccontatemelo per cosa l'avete usato e chi avete spaventato, se poi si è veramente spaventato. A me piace un casino, ovviamente non il fatto di avere una forbice conficcata nella mano, ma l'esperimento, perché è venuto davvero bene, quindi lasciateci un like se il video vi è piaciuto. Seguiteci sempre sul nostro canale per sempre tante novità, tanti nuovi video, tante nuove ispirazioni. Noi ci vediamo qui, sempre puntuali, tutti i giorni, con nuovi video per voi e ci vediamo alla prossima come sempre. Io vi saluto e ciao!